di Canale Europa Sport, bentornati a Golasso. Stasera insieme a Mattia, Giacomo e Claudio parleremo di un sacco di cose, quindi bentornati anche a voi ovviamente. Grazie Cami, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ragazzi, partiamo subito con la partita con le partite della nazionale. Dalla prima, Italia-Macedonia, Macedonia del Nord, un 5-2 e un ennesimo rigore sbagliato di Jorginho. Voi cosa ne pensate? Per me questo accanimento comunque mediatico nei confronti di Jorginho è molto, molto sbagliato, soprattutto se si può pensare in un'ottica futura, cioè magari in una lotteria dei calci di rigore, in un possibile ottavo, quarto di finale di un europeo. Capisco la scelta di Spalletti, capisco il fatto di voler recuperare mentalmente Jorginho, comunque reduce da molti errori, due soprattutto pesanti, li ricordiamo tutti, contro la Svizzera. Che e sono costati cari alla nazionale. Esatto. Andata e ritorno, esatto. Basilea e Roma. E continuare quindi nel cercare di mettere, di far segnare Jorginho, per me è la scelta giusta, anche perché Jorginho non è l'ultimo arrivato, è un giocatore che ha quasi il 90% di realizzazione sui rigori, quindi aspetto solo un momento in cui si sblocchi e da lì per me non si parlerà più di problema rigori, problema Jorginho in nazionale. Tu Jack ti vedo un po'... No, nel senso che secondo me ti hai detto cose giustissime, cioè che la scelta di Spalletti è stata una scelta coraggiosa, come hai detto tu giustamente, quella di recuperare mentalmente un giocatore che forse più di tutti aveva voglia di riscattarsi, considerando che, l'abbiamo menzionato prima, i suoi due errori contro la Svizzera sono costati la qualificazione ai mondiali del Qatar 2022. Io però credo che un conto è essere coraggiosi, un altro conto è essere irresponsabili, perché comunque Spalletti in conferenza stampa il giorno prima aveva sì detto che sarebbe stato Jorginho a prendersi la responsabilità di calciare il rigore qualora ci fosse stato, cosa che ha fatto. Credo che, ma è stata una mia impressione da fuori chiaramente, non vivo lo spogliatoio, ma è stata una mia impressione, credo che lui abbia voluto calciare il rigore più per la pressione che sentiva dalle parole del suo allenatore o comunque dall'idea di essere colui il quale si prende il riscatto che magari piuttosto una sensazione, una convinzione sua. Quindi tu dici, lui avrebbe dovuto mettersi un po' da parte. Per lui avrebbe dovuto mettersi da parte, ma più che altro alla luce del momento, perché ricordiamolo, quel rigore ci avrebbe portato sul 2-0, se non vado errato. Poi ha raddoppiato Chiesa, da lì la partita è andata in discesa. Però in quel momento lì, se Chiesa non segna poi il 2-0, la partita, l'abbiamo visto, comunque la Macedonia ha fatto 2 gol poi, e quindi poteva mettersi diversamente. Quindi un conto è recuperare un giocatore mentalmente, un conto è essere responsabili, ripeto, è giusto dargli fiducia, probabilmente li calcerà magari nelle prossime amichevoli, nelle uscite della prossima primavera, però insomma abbiamo altri rigoristi in squadra e in questo momento è giusto che Jorginho cambi il modo di calciare i rigori, perché i portieri oggettivamente lo hanno capito molto bene. Beh, ora Spalletti ha anche detto che però adesso lo metterà un po', ma giustamente da parte. Tu Claudio cosa ne pensi? Credo che il rigore con la Macedonia sia dovuto anche, oltre ai discorsi giusti che avete fatto, di provare a rilanciare il giocatore moralmente, con un gol, anche per il fatto perché semplicemente in campo non avevamo rigoristi particolarmente esperti. Credo che ci fosse stato in campo un Immobile, un Berardi, gente che è abituata a tirare nei propri rispettivi club, i calci di rigore sarebbero andati loro dagli 11 metri. Complice anche questo Jorginho, poi sì 1-0 con una Macedonia che poi ha fatto... 2 gol, però non erano rigori pesanti come quelli che ha fallito all'Europeo, soprattutto nella doppia sfida con la Svizzera. Comunque in casa sei in vantaggio con la Svizzera, con la Macedonia, potevi concederti anche di sbagliarlo se vogliamo. Credo che poi se ci saranno rigori decisivi all'Europeo, non penso sarà Jorginho il nostro rigorista. Neanche secondo me, se posso dire. Secondo te Mattia? Per me invece sì. Dovrebbe. Dovrebbe, anche perché visto anche le scelte che sta facendo sulle convocazioni, per esempio Immobile sembra quasi uscito dal giro della nazionale, perché sta puntando comunque su con Raspadori, con Ken, con Scamacca. Berardi è sempre un'incognita, c'è o non c'è, per esempio contro l'Ucraina non ha giocato, ha giocato comunque per scelta Zaniolo. Tecnica, ha messo in tribuna, ha giocato Zaniolo. Quindi a quel punto Jorginho, che comunque è il faro del centrocampo, come è stato con Mancini, lo è con Spalletti, per me è l'unico giocatore che troveremo sempre in campo e quindi a quel punto per me sarà lui il rigorista. Insomma, Jorginho abbiamo visto che ha sbagliato i 4 rigori che gli sono toccati dalla finale di Wembley. L'Ucraina, invece, veniamo alla partita contro l'Ucraina in campo neutro.
Ci sono stati un po' di brividi sul finale, insomma, il 65esimo, l'occasione creata per Mudryk, poi insomma quell'intervento un po' strano di Lorenzo che quasi si trasforma in un autogol e poi quel rigore che non è stato fischiato. C'era o non c'era il rigore? Parto da te, Claudio. A rigore molto dubbio, a parti invertite probabilmente avremmo gridato allo scandalo se fosse costato una possibile non qualificazione, perché l'Ucraina comunque non è stata eliminata ma andrà ai playoff di marzo. Contato molto dubbio che anche tanti replay non hanno chiarito. Al di là di quello, tanti brividi, perché con un rigore avremmo rischiato noi di andare a giocarci ancora per la terza volta consecutiva per una rassegna, in questo caso continentale, poi le due precedenti mondiali, i playoff, che le ultime volte non c'erano andati particolarmente bene. Un'Italia bruttina, a mio modo di vedere. Gioca sì con un'Ucraina che non è l'ultima arrivata, tant'è che ha fatto gli stessi nostri punti, 14 punti, ha tanti bei giocatori, due del Girona, Dobnik, Tsigankov, lo stesso Mudryk sembra essersi un attimo ritrovato, un buon portiere, una discreta difesa, però non è l'Ucraina la squadra che dovremo battere se vorremo difendere il nostro titolo conquistato a Wembley 3 anni fa. Dunque mi aspetto di più dall'Italia, mi aspetto di più dai singoli, dalla squadra, mi aspetto che comunque nei 6-7 mesi che mancano alla rassegna continentale in Germania Spalletti riesca a far vedere di più la propria impronta, che in queste prime partite della sua gestione sinceramente sì, ho visto qualche miglioramento rispetto all'ultima gestione Mancini, ma secondo me c'è ancora tanto da lavorare rispetto alle big del calcio europeo. Ecco, sì, infatti, come dicevi tu, Claudio, un'Italia che entra nell'Europeo 2024 con il titolo che è, insomma, il campione in carica. Esatto, la campionessa in carica, ma va a riuscire a strappare il pass per entrarci con molta fatica. Sì, diciamo che, allora, come primo punto di riflessione da cui secondo me è opportuno partire, bisogna fare i complimenti all'Ucraina, perché comunque ha disputato una partita coraggiosa. Probabilmente, insomma, giocavano idealmente più di 3 punti, no? Alla luce della situazione che sta vivendo il paese, hanno giocato una partita coraggiosa, hanno giocato una partita da squadra moderna, comunque molto, molto spregiudicata anche davanti. Tsigankov ha messo in difficoltà Buongiorno, soprattutto nei primi 15-20 minuti di gara. Insomma, è stata una squadra molto aggressiva che ci ha messo in difficoltà. Lato Italia, credo che sia stata una buona partita, nel senso che abbiamo visto cose interessanti in generale della gestione Spalletti, su questo possiamo approfondire, tipo la spallettata di mettere Di Marco all'altezza dei centrocampisti, l'abbiamo visto soprattutto nel primo tempo contro la Macedonia del Nord. In generale un'Italia che si è sorretta troppo sulle spalle di Chiesa, o almeno è un aspetto positivo, perché certamente lui, il nostro fenomeno, definiamolo così, però mi aspetto molto di più, soprattutto in fase offensiva, da un giocatore come Zaniolo, che è secondo me il giocatore che per tasso tecnico, parlo di tecnica, non di carisma, ma a livello tecnico, insieme a Chiesa, deve essere leader di questa nazionale. Purtroppo sappiamo benissimo che ha avuto 2 infortuni seri, legamenti crociati del ginocchio destro e del ginocchio sinistro, da allora ha fatto fatica a riprendersi, ma guardando comunque anche le sue statistiche in Premier con l'Aston Villa, ancora 0 gol, ancora 0 assist, io mi aspetto da lui molto più incisività, mi aspetto da parte sua molto più 1 contro 1, cercherà di emulare quello che fa Chiesa sull'altra fascia, perché ripeto, è lui, secondo me, insieme al giocatore della Juve, il leader tecnico di questa squadra, e ci serve tantissimo da qui a 7 mesi. Ecco, appunto, hai citato Chiesa, che voto daresti a Chiesa, Mattia? Ma ne chiesero la partita dell'Ucraina, singolarmente per me è un 7 pieno, ma non solo per, diciamo, le uniche azioni offensive che sono passate da sui piedi, ma soprattutto anche i recuperi difensivi che sinceramente non avevo mai visto fare, soprattutto proprio con una voglia, proprio con un attaccamento alla maglia, arrivare a recuperare palla sul proprio calcio d'angolo. Un giocatore che poi comunque è uscito per stanchezza, se no sarebbe rimasto in campo, però per me è stato il migliore dell'Italia, anche perché una partita, diciamo, brutta a livello di gioco, così non ce ne sono tanti di migliori. Anche voi siete d'accordo? Sì, assolutamente. Quella cattiveria che mancava soprattutto, no? E credo che in questo il cambio di allenatore sia stato fondamentale, perché sicuramente Spalletti porta una ventata d'aria fresca, porta nuove idee, porta innovazioni tattiche, ripeto, l'idea di Di Marco, che
Ha funzionato parzialmente, secondo me, però comunque è stata un'idea di metterlo come pivot, no? Alla Stones nel Manchester City, lo abbiamo visto in modo simile nella partita casalinga contro il Macedonia del Nord. È un'Italia che, almeno a livello dell'attitudine, comunque soprattutto in certi giocatori, quali Chiesa, ha dato comunque l'idea di esserci, di volerci essere e di voler conquistare i tre punti. D'altro canto, atteggiamenti come quelli di Scamacca, che per esempio è entrato sul finale di partita per giocare il ruolo di centravanti boa, che non è, perché in realtà non è propriamente un centravanti boa, ma comunque più tecnico, insomma, non ha dato l'idea di essere particolarmente in partita, no? Comunque anche la certo. scena in cui Zaniolo perde palla e Spalletti gli urla contro di recuperarla, di alzarsi in piedi e andare a recuperare il pallone. Ecco, a livello attitudinale comunque va fatto qualcosina in più, però l'Italia nel complesso, in entrambe le uscite, a Roma e a Leverkusen, mi è piaciuta molto per idee, per Promossa. Spirito e soprattutto proprio per atteggiamento offensivo, cercare di costruire gioco e di fare la partita. Però Jack, tu prima hai parlato di Zaniolo, no? Secondo te l'esterno d'attacco è il suo ruolo giusto? Una bella domanda, posso rivolgerla anche a te Claudio. Zaniolo è di difficile collocazione tattica, nel senso quello che è il problema di secondo me è un esterno, per me è un esterno d'attacco, dovessi attribuirgli un ruolo è un esterno d'attacco, perché lui è un giocatore che ha visione di gioco, ha tecnica sì, ma la sua vero, il suo vero punto di forza è lo strappo, è l'allungo. Lui è un giocatore comunque molto simile a Chiesa, no? Da questo punto di vista. Ha anche molta più forza fisica, può migliorare tanto proprio negli ultimi 16 metri, soprattutto nel dialogo con i compagni, quindi io lo vedo molto bene da esterno, largo a destra, che si accentra e può inventare, lo ha fatto molto bene con la Roma, no? Appena è arrivato nella capitale. Deve ritrovare proprio quella condizione, ma anche fiducia in se stesso, perché vorrei che punti di più l'uomo, vorrei che sia più audace, vorrei che fosse anche più strafottente dell'avversario, se vuoi, no? Più caparbio. Quindi insomma, da Zaniolo ci si aspetta di più. Sì, perché può fare di più, okay. Al netto degli infortuni che ha avuto. Al netto anche un po' della situazione che è un po' pendente, no? Ti riferisci al discorso di Esattamente. Scommessopoli? Esattamente. Una situazione che ha sconvolto anche abbastanza la nazionale di Spalletti. Infatti il passaggio a Euro 2024 è stato piuttosto sudato e io direi che potremmo anche ripercorrere molto velocemente le partite dell'era Spalletti, partendo dal 9 settembre contro la Macedonia del Nord, che è finita con un pareggio di 1-1, che è stata poi la prima partita di Spalletti. È stata una partita abbastanza sofferta, a mio avviso, insieme anche al ritorno contro l'Inghilterra del 17 ottobre, che è finita 3-1, sempre per l'Inghilterra. Anche quella una partita piuttosto sofferta, anche perché è successa e è avvenuta nel pieno del caso delle scommesse e il giorno dopo i fatti di Bruxelles, quando c'è stata la sparatoria. Insomma, il clima era piuttosto teso, no? Cosa... Claudio? Sì, io ho già analizzato a grandi linee il percorso di Spalletti, citando prima che, salvo da questa qualificazione ottenuta anche con un po' di fortuna per il rigore discusso, i risultati che hai citato tu, a cui aggiungerei il 2-1 contro l'Ucraina, che di San Siro di fatto è stato decisivo per il passaggio del turno, non sono risultati stratosferici, l'ennesimo pareggio deludente contro la Macedonia, la sconfitta abbastanza netta sotto tutti gli aspetti contro l'Inghilterra, dunque Spalletti ha tanto da lavorare. Io sono fiducioso, perché Spalletti secondo me è un ottimo allenatore, sa dare anche le giuste motivazioni che in un contesto come un europeo sono decisive. Vediamo appunto l'europeo vinto proprio dalla stessa Italia con Mancini. Resto dell'idea però che, come già detto, l'impronta di Spalletti sì c'è stata proprio per i risultati ottenuti, cioè la qualificazione, ma stop, non vedo tanto altro da salvare. Dunque ripartire dal fatto che ci si è qualificati senza dover passare per i playoff, ma azzerare tutto, lavorare testa bassa, esatto, anche perché non vedo tanti punti fermi in questa nazionale. Secondo me, aggiungo una cosa Claudio e potrete anche smentirmi, Spalletti nel post di Ucraina Italia ha detto che il bello arriva proprio ora. Speriamo. Perché adesso che la qualificazione è in tasca, adesso che a livello mentale si è finalmente più liberi, penso che avrà proprio modo di sperimentare un pochino, no? E provare qualcosa di diverso che aveva già annunciato alla vigilia della partita contro la Macedonia del Nord. Insomma, diciamo che fino adesso Spalletti ha lavorato per acciuffare questa qualificazione. Ma ha avuto 3 mesi di tempo per lavorare, è arrivato a Ferragosto dal nulla, neanche se l'aspettava. Come del resto nessuno di noi si aspettava le dimissioni di Mancini, dunque credo che abbia fatto un gran lavoro considerato il tempo che ha avuto a disposizione. E quindi adesso insomma testa bassa.
Numerosi sono anche gli infortuni che si sono verificati durante la pausa per le nazionali. Vediamo ad esempio quello di Gavi, del Barcellona, di Vinicius Junior, di Bastoni, lo stesso Bastoni che salterà il prossimo turno, di Zaire Emery. Insomma, come fare per cercare di avere sempre questi giocatori a disposizione per le proprie nazionali, ma che non rischino di finire anzitempo la loro stagione con i club di provenienza? Cioè, bisognerebbe spostare, secondo voi, queste interruzioni per le qualificazioni, in turni con le nazionali? Più che spostare, per me bisogna ridurre al minimo le varie competizioni. Per esempio la Nation League, per quanto mi riguarda, ha poco senso. Una competizione che ti porta via uomini, ti porta via energie, per poi sostanzialmente non avere nulla di pratico, non ti dà neanche una qualificazione diretta all'europeo. Sicuramente i giocatori forti giocheranno sempre più partite rispetto ai giocatori magari del Lecce o del Sassuolo, anche per un ovvio cammino maggiore in ambito europeo. Diminuire le partite la trovo un'assurdità, anche perché non puoi spostare, i tempi sono quelli, perché comunque anche loro poi dovranno riposarsi durante l'estate. Cioè, sono cose che succedono, non puoi farci nulla per me. Però se tu sei un club che ha pagato un giocatore fior di soldi e ti ritrovi con l'ultima pausa, abbiamo citato, se non sbaglio, metà settembre, no? Sì, l'inizio di settembre, 9 settembre, un giocatore che si infortuna e finisce la stagione lì, cosa fai? Ma da parte della UEFA c'è comunque un indennizzo economico, per esempio il Barcellona. Però tu rimani senza il giocatore, su cui avevi anche investito. Quello sicuramente, quello è un dibattito che comunque dovranno discutere i club e vari UEFA e FIFA. Ma esiste comunque, nel senso, esiste comunque una polizza assicurativa, ne parlavamo anche con i ragazzi, comunque, no? Il Club Protection Program, che comunque assicura un risarcimento al club da cui proviene il giocatore infortunato. Chiaramente mi raggancio anche al discorso di TIA, ci sono dei discorsi talvolta anche di natura commerciale che vanno oltre l'aspetto sportivo, no? E che per certi versi sono grandi, più grandi delle società stesse. Quindi credo che il trend verso cui si stia andando sia quello di giocare sempre di più a competizioni magari a volte sì inutili, ma che servono sicuramente per fare base, servono, no? Fa parte chiaramente del settore, la stessa ragione per cui vengono giocate delle coppe nazionali in paesi del Medio Oriente o paesi da cui provengono i main sponsor. Purtroppo sono ragioni di natura commerciale, il trend è quello. Come dici tu, giustamente, sono cose che capitano, l'infortunio di Gavi, per esempio. Certo, poteva essere risparmiato, assolutamente sì, non so se sei d'accordo, cioè, Claudio, sì. Però d'altra parte il trend verso cui si va è quello. Forse si può stabilire un numero di giorni durante l'anno, durante la stagione, anche off dalla stagione, in cui i giocatori possono riposare. Si può mettere un numero e attenersi a quello, per esempio. Però al di fuori di questo, non so tu Claudio cosa ne pensi, ma sono cose che fanno parte proprio del mestiere. Al diminuire il numero delle partite ridurrebbe senza dubbio di conseguenza anche il numero degli infortuni, ma si tratta di un'utopia. Secondo me una proposta interessante che ho sentito è quella di, anziché interrompere il campionato continuamente, perché adesso da settembre a dicembre ci sono già state 3 pause nazionali, poi a marzo ce ne sarà un'altra, ad aprile un'altra ancora, anziché fare tutte queste interruzioni, fa finire i campionati un mese prima, perché senza le interruzioni li finiresti un mese e mezzo prima, e fare un mese e mezzo poi di qualificazioni, in questo caso agli europei, di tutte le amichevoli e di conseguenza la rassegna. Beh, effettivamente sarebbe anche una proposta, secondo me, interessante, poi molto difficile da attuare, però ridurrebbe molto poi i problemi dei club, che non si troverebbero degli infortuni a ottobre, gli infortuni ci sarebbero uguali, ma a aprile, maggio, quando poi ci sarebbe tutta l'estate per poter recuperare. Questo sarebbe, secondo me, una proposta che tutelerebbe i club, poi appunto molto difficile da realizzare, però questa sarebbe l'unica proposta che secondo me... Forse un'utopia, insomma, sì, però effettivamente sì, tutelerebbe sia il club sia anche le nazionali stesse, perché darebbe modo ai giocatori di creare un po', esatto, di legami. Molto di legare. Più che vedersi una volta a settembre, una volta a dicembre, una volta a marzo, invece faresti un mese e mezzo tutto di ritiro insieme. Di ritiro, esatto. Secondo me questa è la proposta più interessante. Effettivamente sì, hai ragione, questa è una bella proposta. Scriviamo alla FIFA domani mattina per proporlo, vediamo cosa sarà. Sarebbe intelligente. Vediamo allora, adesso passiamo alla Serie A, che riprende sabato con Salernitana-Lazio alle 15, mentre sabato sera si gioca Atalanta-Napoli, si sfidano due vecchi rivali, insomma, perché sono Mazzarri, che torna sulla panchina del Napoli,
e Gasperini, e già si conoscono. Che partita ci aspettiamo con un Mazzarri che appunto prende in mano un Napoli che ha però numerose defezioni dovute agli infortuni? Che partita vi aspettate? Parto io, e sarà interessantissimo questo, vedere come Mazzarri imposterà la partita, vedere chi schiererà, che modulo adotterà. Dubito passerà subito alla sua difesa 3, proprio io. Difficilmente, poi in una partita così complicata, però potrebbe sorprenderci. Gli infortuni saranno la costante di questo turno in Serie A, perché anche l'altro big match Inter-Juve, Juve-Inter, le due squadre sono costellate da infortuni. Mi aspetto una partita divertente con un Napoli che vorrà subito far vedere di aver svoltato pagina, di aver dimenticato Rudy Garcia. Un Atalanta che in casa comunque sta andando bene, ha perso solo contro l'Inter quest'anno, dunque vorrà mantenere il ritmo Champions che ci ha abituato in queste prime giornate di campionato. Mi aspetto anche tanti gol, sinceramente la paura di perdere dovrà essere inferiore a quella di provare a strappare i tre punti, quindi partita divertente sulla carta. Aggiungo questo, sono d'accordo perfettamente con Claudio. Aggiungo che sì, credo sia difficile, almeno sarà curioso vedere che modulo adotterà Mazzarri, che secondo me è stato ed è un grandissimo allenatore, che forse ha avuto un'unica grande pecca, no, nella sua carriera, che si è visto soprattutto nello sfortunato periodo nerazzurro, sì. Cioè quello di essere un allenatore molto integralista a livello tattico, molto metodico, sempre a difesa 3, 3-5-2, 3-5-1-1, a prescindere dai giocatori. Ecco, credo che, e spero che Mazzarri in questi anni comunque si sia ammorbidito, sì, no? Anche a livello soprattutto modernizzato. Io credo che anche per dettami del presidente giocherà con una difesa 4, cercherà di mantenere il più invariato possibile l'assetto che Napoli ha e che ha avuto anche nella gestione Spalletti, e forse questa è stata una delle cose di cui Garcia è stato accusato di più, cioè di aver toccato comunque una macchina che a livello tattico funzionava soprattutto nelle interpreti e nelle posizioni dei giocatori. Mazzarri torna a Napoli, conosce l'ambiente. Proprio perché un metodico, non so quanto questa soluzione di traghettatore di 7 mesi sia l'ideale, no? Per uno come lui che ha bisogno di tempo, di giocatori giusti per imporre le sue idee. Sarà una partita interessante, come ha detto Claudio, mi aspetto tanti gol. Attenzione alla difesa del Napoli, sono cambiate spesso, già 4 coppie di centrali difensivi sono cambiate in questa stagione. Anche per gli infortuni. Anche per gli infortuni, questo è sicuramente un fatto. Anche l'Atalanta in effetti ha tanti infortunati. Credo sarà molto curioso vedere la nuova posizione di Koopmeiners, che scalerà comunque al centro, nella linea di centrocampisti centrali, a causa dell'infortunio di De Roon. Però mi aspetto comunque una partita molto molto interessante, soprattutto proprio per l'esordio di Walter Mazzarri, non so tu Tia. Sì, diciamo, non mi aspetto un grande cambiamento di Mazzarri, soprattutto a livello tattico. Uno, per i pochi giorni che ho avuto a disposizione. Due, anche per i vari infortuni e i vari giocatori in nazionale. Quindi mi aspetto magari un Napoli molto più aggressivo, molto più cattivo anche sulle seconde palle, sulle palle sporche, quella mentalità comunque vincente che con Garcia si era un attimino persa. Dall'altra parte, con l'Atalanta, mi aspetto un'Atalanta anche lì molto aggressiva, una squadra che comunque non ha ancora vinto uno scontro diretto, perché comunque ha perso a Roma contro la Lazio, ha pareggiato in casa contro la Juve e ha perso contro l'Inter. Mi aspetto una partita sì ricca di gol, ma soprattutto ricca di intensità, soprattutto in mezzo al campo, e poi torno Osimhen. Magari dalla panchina, non dall'inizio, però già vederlo lì in panchina, seduto. Sapere che c'è. Esatto, poi anche per gli avversari, sapere che ti può entrare al 70esimo con i giocatori un po' stanchi, così può fare la differenza. Altra partita interessante, sempre di sabato, sarà Milan-Fiorentina. Altra partita in cui l'infermeria è piuttosto affollata, quella del Milan. Sì. E abbiamo visto anche, notizia di queste ore, la possibilità che Camarda venga effettivamente convocato. Insomma, abbiamo un Milan che ha una situazione piuttosto delicata dopo il pareggio con il Lecce e quel gol a Lecce che è stato annullato. A parti inverse, come sarebbe stata la reazione secondo voi? Cioè nel momento in cui... Se il Milan avesse fatto quel gol e fosse stato annullato. Ah, rabbia di sicuro con quella palesata dal Lecce, al di là della discussione se il fallo ci fosse o meno. Milan deve recriminare proprio l'atteggiamento che ha avuto in Puglia dopo essere andato in vantaggio di 2 gol, calato fisicamente, psicologicamente, sotto tutti gli aspetti.
con la Fiorentina, che è una squadra ancora più forte, più intensa del Lecce. Al netto di tutti gli infortuni, il Milan dovrà provare a vincere, perché l'ultima San Siro è stata una sconfitta contro l'Udinese. L'unico attaccante a disposizione è Jovic. Da te c'è il citato, hai citato il giovanissimo Camarda, che sinceramente, se non qualche spezzone di partito highlights, non ho mai visto giocare. Sta facendo benissimo da svariati anni, con i pari età o con quelli di qualche anno più grandi di lui. Giocare tra i professionisti è un'altra cosa. Nel momento però in cui l'infermeria è piena, l'unico attaccante a disposizione è un deludentissimo Jovic, perché no, convocare un giovane? Giusto che si parla in Italia sempre del fatto che non si diano possibilità ai giovani, non si convocano, questa è proprio l'occasione che si può dare a un giovane molto promettente. Poi è ovvio che il Milan dovrà basare la sua partita, il suo tentativo di ottenere i tre punti su di lui, però può essere una convocazione interessante. Ecco, appunto, a questo proposito volevo leggervi l'intervento che ha fatto Sandro Sabatini nel microfono aperto di Radio Sportiva, che ha detto: Camarda titolare, qui siamo in presenza di un bambino, un quindicenne in prima squadra non ci può andare, ha segnato un gol bellissimo in Youth League, ma calma, se gioca male lo espone ad una brutta figura, magari tra due anni può dire la sua con i grandi. È una sorta di protezione, perché altrimenti lo si brucia, oppure semplicemente un quindicenne non può effettivamente reggere il peso di una partita del genere? Ma chiaramente, ma senso, cioè, l'idea che vedo si sta un po' palesando anche in casa Milan, che un uomo possa risolvere la situazione, Ibrahimovic, insomma... Sì, tra l'altro un po' a caso, prima Ibrahimovic, no, poi Camarda. Sì, ma capisco un momento di difficoltà, però veramente adesso addossare comunque un 2008 la responsabilità di un attacco che farà fatica, perché manca comunque Giroud, che è squalificato, manca Leao, infortunato, mi sembra comunque piuttosto eccessivo. Ma per il discorso che dici tu, Cami, che se stecca la partita, come è giusto, possibile e normale che sia, nel momento in cui sarebbe il suo esordio in Serie A, prima partita del professionista, un ragazzo che deve ancora formarsi le ossa, metaforicamente non, sarebbe comunque ingiusto verso di lui, verso il suo percorso di crescita, verso il suo percorso di maturazione. E aggiungo, credo che il problema del Milan non sia tanto nello scaricare i singoli, ma al contrario, è stato fin troppa data troppa responsabilità a Leao, per esempio, in questo inizio di stagione. Credo che il Milan debba interrogarsi piuttosto sul gioco, sulle idee, sull'approccio, sulla proposta offensiva di calcio che fa, piuttosto che magari ricorrere sì al fatto che Giroud manca, Leao, però comunque a livello corale, di gruppo, si può sicuramente fare di più. Adesso non so se recupererà in tempo Loftus-Cheek, che ha avuto dei problemi comunque gastrointestinali nelle rifiniture di ieri, potrebbe essere in dubbio, però penso che comunque il Milan debba più che altro interrogarsi a livello di gruppo. Poi d'altra parte c'è una Fiorentina che sta avendo delle problematiche in attacco comunque, sì. Nico Gonzalez, che è autore di 6 reti in 11 partite, poi poco altro. Insomma, anche Brecalo, così non stanno facendo bene, quindi la Fiorentina è in difficoltà. Può essere un avversario contro cui svoltare la propria stagione in positivo. Ecco, secondo te, Mattia, sempre parlando dell'esordio dei giovani, Camarda non ha ancora 16 anni, quindi in caso di convocazione deve arrivare anche il via libera da parte della federazione e tutte queste cose. All'estero abbiamo visto Zaire Emery, Ansu Fati, Yamal, Cristante, Ken, insomma, esordire a 16 anni. In questo caso, come potrebbe essere la partita, o come si dovrebbe gestire il talento di questo giovane? Ma innanzitutto, per me, bisogna vedere caso per caso, soprattutto anche società per società. Comunque Zaire Emery, titolare in un Paris Saint-Germain in fase di rifondazione, per un è andato via Messi, è andato via Neymar. Paris Saint-Germain che sta cercando con Luis Enrique di adottare un tipo di calcio diverso. Stessa cosa con Yamal nel Barcellona. Il Barcellona comunque è stato un grande scopritore di talenti con il suo settore giovanile, in una società che, al contrario del Milan, soprattutto del momento di Camarda, perché il problema non è Camarda titolare sì, Camarda titolare no. Il problema è che tu ti aspetti, come diceva Giacomo, che un 2008 ti possa risolvere la partita. E allora lì devi arrivare, devi farti delle domande. Ci sono magari il gioco, ci sono anche gli infortuni. Sui fondamenti. Sì, perché comunque tralasciando 4-5 giocatori, cioè Tomori, Ciao, Adli e Florenzi, tutti gli altri hanno saltato almeno una partita, quindi c'è un problema di fondo. E poi comunque non è che ti presenti con un attacco, sì c'è Jovic, però comunque hai Chukwueze, hai pagato 30 milioni, hai Pulisic che nella prima parte di campionato è stato molto, molto decisivo.
bisogna vedere situazione per situazione. Domenica invece alle 12.30 si gioca Cagliari-Monza e poi passiamo alle 15 con due sfide piuttosto equilibrate, quella tra Empoli-Sassuolo e quella tra Frosinone-Genoa. Sempre domenica Roma-Udinese alle 18 e domenica alle 20.45 l'altro big match che è il derby d'Italia, insomma, no? La Juve contro l'Inter. Anche qui numerose defezioni importanti anche, tra l'altro anche abbiamo visto Bastoni, l'abbiamo citato poco fa. Una sfida che però decreterà temporaneamente chi sarà in vetta. Sì. Ma una partita che vale la vetta della classifica, come hai detto. Tante le assenze, questo renderanno di sicuro la partita meno appetibile da un certo punto di vista, ma il derby d'Italia è sempre interessantissimo. Una Juve che arriva con tante convinzioni, soprattutto date dal reparto difensivo, praticamente impeccabile, e uno stile di gioco anche con le cosiddette provinciali abbastanza standard, cioè riuscire a trovare un gol in qualche modo e difendersi. L'ultima partita con la Fiorentina è stata proprio emblematica, quasi 90 minuti passati proprio nell'area di rigore. Per ora la Juve sta andando bene, anche con gol in extremis, con situazioni in mischia, riesce a trovare gol e riesce a non subire. La domanda che mi faccio è, vedendo contro un Inter che comunque riesce a trovare il gol in tantissimi modi, anche con i tiri da fuori, ha degli ottimi tiratori, Di Marco, Çalhanoğlu, Lautaro, e propone un gioco offensivo davvero convincente la squadra Inzaghi, se Allegri ha pensato di proporre lo stesso tipo di partita, quindi molto difensivista, e tentare una ripartenza con un Chiesa che in nazionale sembra ritrovato, magari con un gol di Vlahovic, oppure se Allegri ha pensato di affrontare l'Inter in maniera diversa, perché se dovesse pensare di difendersi per 90 minuti contro i nerazzurri rischia di non riuscire a strappare i risultati che l'hanno portata a contendersi il primo posto con l'Inter. Anche tu, Jack, sei della stessa idea? Sì, e credo che sarà una partita veramente molto interessante, ma soprattutto una partita da risultato tutt'altro che scontato. Tralasciando il fatto che Juve-Inter è sempre stata Juve-Inter, comunque il derby d'Italia è un caso dei veleni, ma sarà una partita difficile perché è vero, comunque Allegri ha un stile di gioco forse all'antica che può piacere o non può piacere, di sicuro efficace, però fare gol a Juve comunque è molto difficile, sì. No? E credo che l'Inter, soprattutto per il tipo di gioco in verticale che ha, considerando anche l'inserimento delle mezzali, credo che Mkhitaryan potrà essere insieme a Barella uno degli uomini chiave della partita. Anche lì far uscire la Juve non sarà facile, far alzare il baricentro della Juve non sarà facile, dunque io credo che sarà una partita che si giocherà molto sui duelli individuali e sarò curioso, d'altro canto, di vedere comunque come se la giocheranno gli esterni, perché la Juventus proverà ad attaccare gli spazi alle spalle di Dumfries, che sicuramente comunque si alzerà per cercare comunque di duettare con le mezzali, e sarà curioso vedere come riusciranno ad occupare gli spazi. Per questo io mi aspetto Milik titolare, per esempio, mi aspetto un giocatore tecnico, mi aspetto un giocatore che sappia tenere palla e che sappia comunque giocare proprio su situazioni di ripartenza. Dunque sarà una partita veramente molto molto interessante, secondo me, proprio per questo. Sei della stessa idea? Sì, sono la stessa idea, ma soprattutto vedendo questo inizio di campionato della Juventus. Per me sarà magari una Juventus un pochettino più aggressiva nei 15 minuti, proprio per cercare quel gol che poi le permetterebbe di chiudersi a riccio nell'area di rigore. Se non dovesse trovarlo, mi aspetto lo stesso comportamento, magari spingendo un attimino più sulle ripartenze, comunque con Chiesa molto ritrovato, e anche perché è vero che l'Inter col tiro da fuori ha tante occasioni, può creare tante occasioni, però per me la chiave determinante saranno, come hai detto tu, Jack, gli inserimenti delle mezzali. Sono quegli spazi che tu puoi andare ad aggredire, sono quegli spazi che la difesa della Juventus può lasciare vuoti, perché se tu inizi a crossare per Lautaro, per Thuram, avendo già 4-5 giocatori in area che te li marcano, la palla non gli arriva. Invece con Barella, un Frattesi magari dalla panchina, fresco, può trovare la soluzione vincente. D'altro canto mi aspetto Vlahovic decisivo, ma soprattutto per cercare di ritrovare il giocatore che è. Comunque stiamo parlando di un 2000 che è scomparso dai radar dopo l'infortunio. È vero che sta lottando da un anno con questa pubalgia, che è un brutto infortunio, però è un giocatore molto determinante. Un giocatore determinante si vede nelle partite importanti.
Insomma, abbiamo detto numerose partite interessanti che si concludono lunedì sera con Verona-Lecce alle 18.30 per poi passare a Bologna-Torino alle 20.45. Noi adesso arriviamo al nostro momento quiz, come tutte le settimane. Allora, la prima domanda è: chi era il portiere della nazionale del 2006, il terzo portiere, scusate, della nazionale del 2006? Marco Amelia, Ivan Pelizzoli, Francesco Toldo o Claudio Cudicini? Claudio? Io ho messo la A, Amelia. Sì, non mi ricordavo la lettera, però sì. Amelia, comunque. E ti dico anch'io A di Amelia. Ok, sospetto di avervela fatta troppo semplice. Il ricordo è dolce, quindi... Sì, l'ho fatto apposta. Amelia era il terzo portiere dietro ad Angelo Peruzzi, che era il secondo di Buffon. Allora, arriviamo alla seconda domanda, che è una domanda aperta. Juve-Inter, derby d'Italia, come abbiamo appena detto, dell'anno scorso si è tenuta il 2 novembre 2022. Com'è finita e chi sono stati i marcatori, se ci sono stati, ovviamente? Credo, aspetto di essere smentito, ma dovrei... Sto pensando di averle fatte troppo semplici questa settimana. Credo. Claudio, ti ho visto sorridere, quindi parto da te. Io ho scritto, mi sembra, 2-0 per la Juve con gol di Fagioli e Kostic. Ok. Io mi ricordo il gol di Kostic, ma mi ricordo un 1-0. Magari 1-0. Mi sbaglio con un diagonale di sinistro di Kostic. Io come Claudio 2-0 Kostic e Fagioli, perché mi sarei preso contro al fantacalcio. Quindi, questo allora, brutto a me ricordo. Risulta che invece il gol fosse di Rabiot, okay, e di Fagioli, con Rabiot, uno annullato di Danilo. Okay. Il risultato l'avete azzeccato tutti, quindi un mezzo punto a tutti. Ma 2-0 quindi? 2-0. Allora l'ho cannato io. Non è onesto. Ah, hai detto 1-0, scusa, sì, non ti ho sentito. Sì, allora. Vedi che sono onesto. Onestà. Quindi voi ragazzi, Claudio e Mattia, mezzo punto. Giusto. Tu, Jack, nessuno. Sì, però fair play. Poi c'è il VAR, no, da casa, che ci, esatto, ci vede, si sa, no, manda indietro il video e vede che dico 1-0. Okay. Esatto. Facciamo chi è stato il capocannoniere della Serie A nella stagione 2021-2022? Lautaro Martinez, Ciro Immobile, Dusan Vlahovic oppure Giovanni Simeone? Dico Ciro Immobile. Io ti dico Simeone. Io ho messo C, Ciro Immobile. Ok, era la B e avete azzeccato, Ciro Immobile. Ah, era il B, allora ho sbagliato la lettera. Immobile, Immobile. Era Immobile. È un punto in meno, eh. Sì, tu intanto vai sempre più indietro. Allora, la classifica era Ciro Immobile con 27 gol, subito seguito da Vlahovic con 24, Martinez con 21 e Simeone 17. Sabato alle 18 va in scena Atalanta-Napoli, uno scontro non solo tra quarta e quinta in classifica a un punto di distanza l'una dall'altra, ma anche, come abbiamo detto prima, tra due vecchi rivali, che sono Mazzari e Gasperini. Si sono già incontrati più volte, soprattutto nei derby della Lanterna. E infatti il CT della Dea dice: se parlo con lui, inteso con Mazzarri, penso ai derby di Genova, erano delle belle sfide, la Sampdoria viaggiava in Europa mentre il Genoa arrivava dalla B, ma è riuscito in due anni a ottenere grandi risultati. Chi dei due ha vinto più derby della Lanterna? Abbiamo due risposte, vero? Sì. Può essere Gasperini, può essere Mazzarri, può essere oppure X. Può essere... C'è anche X. 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 Vai Jack, parto con te, visto che... Guarda... Non mi sembri convinto. No, non saprei proprio più dirti, ti direi... No, buone, diciamo una delle due, ti dico Mazzarri. Ok. Io ho messo Gasperini. Io ho messo come Jack Mazzarri. Gasperini ha vinto 3 derby su 4 con alla guida del Genoa. Quindi Claudio, hai vinto tu questo punto. Arriviamo all'ultima. Ma era il compleanno di Palombo. Arriviamo all'ultima domanda, che è una domanda aperta e anche questa potrebbe essere abbastanza facile. La finale dei mondiali 2018 si è giocata il 15 luglio a Mosca davanti a 78.000 spettatori circa. Era Francia-Croazia. Risultato esatto e marcatori.
Jack, visto che sei il primo ad aver alzato le mani. Grazie, mi piace, mi stai cercando di farmi fare una bella figura, grazie. Allora, stadio Luzhniki di Mosca, come hai detto tu, allora la partita si apre con un'autorete di Mario Mandzukic su una punizione della tre quali, ti scrivo anche l'azione, cioè una punizione, lunga di Griezmann, autogol di Mandzukic. La riprende Perisic con un sinistro dentro l'area di controbalzo che batte Lloris. Poi segna Griezmann su calcio di rigore, su un fallo di mano dello stesso Perisic. E poi segnano Pogba e Mbappé, non mi ricordo chi prima, chi dopo, ma entrambi con un tiro da fuori, Pogba di sinistro, Mbappé di destro a chiudere, con Subasic immobile. E poi il secondo gol della Croazia lo segna sempre Mandzukic, con Lloris che si incarta con la palla tra i piedi e gli segna... Quindi è un 4-2? 4-2, sì. Ok. Questa è giusta. Claudio? Io ho messo anch'io 4-2, ho messo tutti gli stessi marcatori tranne, ho messo Giroud al posto di Pogba, gli altri autogol di Mandzukic, Griezmann, Mbappé, Perisic e Mandzukic per la Croazia. Peccato per quel Giroud. Giroud al posto di Pogba. Ho messo anch'io 4-2, ho sbagliato con... non mi ricordavo un autogol di Lloris sul controllo. No, Mandzukic l'ha presa, gliel'ha presa. Jack, hai descritto perfettamente la situazione, quindi il quiz di oggi si chiude con Mattia con 2.5, Jack con 2 punti, salvato in extremis, e Claudio invece vincitore di questa puntata con 3.5. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio voi per essere stati con me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social, sempre canale Europa Sport, ci vediamo la settimana prossima, sempre qui con Golasso. We'll be right back.